si è svolta ieri, martedì 14 giugno, nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città, la cerimonia di consegna ai lidi della bandiera blu 2022. Alla presenza del sindaco Francesco Zaccaria, dell'assessore al turismo Pierfrancesco Palmarigi, del dirigente dell'ufficio turismo Giuseppe Carparelli e della funzionaria dell'ufficio turismo Conny Boggia, Mimmo Capozzi, responsabile dell'ufficio comunicazione del comune di Fasano, ha moderato la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento. Per il 12° anno consecutivo, infatti, Fasano è stata insignita con il riconoscimento della FEE che certifica la qualità delle spiagge in relazione in particolar modo alla qualità e pulizia delle acque di balneazione, con particolari risultati di eccellenza negli ultimi 4 anni sulla base delle analisi eseguite dall'ARPA. Questa sera consegneremo 11 bandiere blu ad altrettanti lidi del nostro territorio, un risultato che ci rende molto felici, è un risultato dell'intera comunità, voglio ricordarlo, perché la bandiera blu si ottiene attraverso la valutazione di diversi parametri legati alla raccolta differenziata, alla capacità di depurazione delle acque, alla capacità di erogare servizi per la balneazione. Quindi è una vittoria della squadra, la squadra Fasano, intesa come insieme di imprenditori e di istituzioni che da anni lavorano all'unisono per rendere questo territorio sicuramente più attrattivo e in grado di offrire servizi connessi all'attività turistica. Presentiamo quindi questo grande riconoscimento a cui noi teniamo molto per il 12° anno consecutivo, che rappresenta il connubio perfetto tra gli investimenti del turismo e il rispetto per l'ambiente. È un connubio a cui noi teniamo moltissimo e che rappresenta la cifra dell'impegno di questa amministrazione per il futuro di tutto il territorio. Dopo gli interventi istituzionali, il sindaco Zaccaria e l'assessore Palmarigi hanno proceduto alla consegna delle bandiere blu ai lidi Archeolido, Lido Calapescatore, Lido Ottagono per Egnazia, Lido Verde Mare, Lido Pettolecchia e il Santos per Savelletri, Hotel del Levante, Lido Bizzarro, Villaggio Turistico Oasi Le Dune, Grand Hotel Serena, Lido Verde e Lido Tavernese per Torre Canne. A conclusione della cerimonia è stata issata su Palazzo di Città la bandiera blu 2022.